Allora, scippi, rapine e furti, due punti, 300 arresti, operazione Natale sicuro per prevenire i reati durante le feste. Questa è una di quelle buone notizie che noi ci aspettiamo tutti i giorni dalla capitale e naturalmente aspettandocele e leggendole andiamo poi a ringraziare coloro i quali in merito ci confortano. È evidente che in questo caso noi parliamo appunto degli organi competenti, vale a dire quelli di sicurezza, quelli di sorveglianza della nostra città, quindi di noi cittadini, e naturalmente non possiamo che esserne grati di tutto ciò. Ne vogliamo parlare con il portavoce e a sua volta vicequestore del questore Tagliente, vale a dire il dottor Giampaolo Monastra. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, dicevo che queste sono quelle belle notizie che i romani poi vogliono leggere sempre. Noi ovviamente, essendo un mezzo di comunicazione, ci facciamo da tramite fra voi e la cittadinanza. Dunque, questa operazione Natale sicuro, Giampaolo, è stata concertata come? Ma è un piano che tradizionalmente viene messo a punto tutti gli anni, è stato pensato e voluto come una strategia a mosaico, cioè noi andiamo ad intervenire su quelli che sono i diversi settori che riteniamo più critici, soprattutto nel periodo delle festività natalizie, tenendo conto del maggior afflusso nei negozi, tenendo conto della maggiore frequentazione da parte dei turisti o ancora di quelle che sono le esigenze legate alla tutela dei consumatori. Puntiamo su diversi obiettivi, puntiamo soprattutto sul lavoro di rete, cioè quindi a mettere in campo tutte quelle che sono le nostre risorse interne, quindi quelle della Questura e quelle delle altre forze dell'ordine, ma soprattutto a mettere in campo anche in un'ottica integrata quelle che sono le informazioni che ci possono provenire dai cittadini con le chiamate al 113 e al 112. Certo, dunque leggo che l'obiettivo è togliere dalla strada più malviventi possibile in vista del Natale. Vi è in questo un'azione anche preventiva, nel senso che poi si sa chi sono coloro i quali possono portare dolo in un momento dell'anno come questo, ecco, e quindi li si marca, diciamo, più a uomo che non a zona, ecco, mutuo un termine calcistico. Ma la prevenzione è forse, diciamo, l'obiettivo più ambizioso e anche forse più difficile da conseguire. È quello comunque a cui noi puntiamo con una strategia che il questore è solito definire a singhiozzo e a macchia di leopardo, cioè noi andiamo a fare degli interventi con delle modalità sempre diverse, in delle fasce orarie sempre diverse, proprio per sfruttare sempre in qualche modo anche l'effetto sorpresa e per cercare di essere più efficaci possibili. La nostra azione viene quindi orientata rispetto a quelli che sono gli scali ferroviari, le zone centrali dove ci sono, insomma, i negozi maggiormente frequentati, ma non trascuriamo nemmeno le periferie, soprattutto in questo periodo per la prevenzione dei reati predatori, quindi parliamo di furti, rapine in appartamento e scippi. Pensiamo solo che negli ultimi giorni sono stati, insomma, fatti diversi arresti, di cui in due casi per furti in tabaccheria, in un caso per i furti in una lavanderia, proprio per l'intensificazione dell'attività che è stata predisposta e pianificata dal questore e che viene poi attuata dagli uffici centrali così come i commissariati. Sempre a conforto nostro, dunque, dei cittadini, per sentirci sempre più sicuri, anche quando visibilmente non abbiamo la sensazione della presenza delle forze di pubblica sicurezza, carabinieri e quant'altro, qual è la percentuale di coloro i quali noi romani cittadini vediamo e quelli che in realtà poi non vediamo ma stanno presidiando e stanno operando? Ma parlare di percentuali forse non sarebbe corretto. Ripeto, noi operiamo con delle strategie che sono sempre diverse e che cambiano anche in base all'impiego di personale in divisa e di personale in borghese per quelle che sono le esigenze. I cittadini devono comunque avere una certezza, questa certezza è il servizio di pronto intervento del 113 e anche del 112 per quanto riguarda i carabinieri, e devono sapere che in qualsiasi momento, per qualsiasi situazione sospetta, per qualsiasi dubbio, possono chiamare e anche per consentirci di intervenire in modo tempestivo e comunque di verificare delle situazioni che potrebbero rivelarsi anche con un nulla, risolversi con un nulla di fatto, ma la loro chiamata per noi è preziosissima e importantissima perché ci consente di intervenire in tempo reale. Va detto che questo viene realizzato anche con l'esiguità dei mezzi che noi tutti conosciamo e con tutte le difficoltà di carattere economico che i corpi di sicurezza, essi carabinieri e pubblica sicurezza,
sicurezza stanno vivendo sono notorie, le vicende le abbiamo trattate anche giornalisticamente, quindi credo che sia ancora più encomiabile tutto quello che sta accadendo a Roma. Devo dire, e questo lo dico non da comunicatore radiofonico ma lo dico da romano, da cittadino, che l'avvento di Francesco Tagliente nella città di Roma ha portato qualcosa di veramente nuovo. Io per esempio mi riferisco alle vicende della gestione calcistica, sono state messe in essere delle misure nuove, originali, che hanno avuto esiti felicissimi. Mi riferisco alla gestione dell'accoglienza dei tifosi del Bayern, per esempio, mi piacque molto quella modalità di ospitalità, così come mi piacciono tutte le novità in merito, ovviamente poi qualcuna può andare bene, qualcuna può andare meno bene, ma insomma non è più quella palude decisioni e di comportamenti vissuti in passato. Questo sta portando, soprattutto nell'ambito della gestione della tifoseria calcistica, ottimi risultati. Ecco, volevo dirvelo da romano, ecco, da cittadino, senza piaggeria, ma constatando i fatti, ecco. Ma diciamo che noi stiamo lavorando nell'ottica della continuità rispetto a quanto è stato già fatto in passato. Ci sono sicuramente delle novità, ma che si integrano con quelle che sono le attività che caratterizzano il lavoro delle forze dell'ordine nella gestione dell'ordine pubblico anche negli anni addietro. Per quanto riguarda il fronte stadio, il nostro obiettivo è quello di garantire a tutti i frequentatori degli impianti sportivi che le partite di calcio siano un momento di spettacolo, un momento di divertimento, all'insegna della correttezza sportiva, all'insegna del folklore tipico del tifo da stadio, del tifo da curve. Così come garantiamo la massima accessibilità ai tifosi veri, quindi variante ai tifosi corretti, allo stesso tempo però andiamo con determinazione a sanzionare tutti coloro i quali si rendano autori di comportamenti illeciti anche in quegli specifici contesti. Allora grazie per la gentilezza al vicequestore di Roma Gianpaolo Monastra e buon lavoro dunque. Grazie a voi.